La minaccia all'umanità posta dal riscaldamento del pianeta non è mai stata così grave e questo deve spingere a fare molto di più. Patricia Espinosa, segretario esecutivo della Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sul Clima, lo dice all'apertura della COP24, al via da domenica scorsa a Katowice in Polonia e che terminerà il 14 dicembre. Quest'anno sarà probabilmente uno dei 4 anni più caldi mai registrati. L'impatto del cambiamento climatico non è mai stato peggiore. Questa realtà ci dice che dobbiamo fare molto di più. La COP24 deve renderlo possibile, esorta Espinosa. L'obiettivo principale del negoziato, secondo il programma di lavoro stabilito alla COP21, è di definire le regole di implementazione dell'accordo di Parigi. Alla COP24, però, tra i 195 stati presenti, ci sarà comunque un processo negoziale e molti punteranno al ribasso sugli obiettivi, avverte il ministro dell'Ambiente Sergio Costa. Faremo il possibile per arrivare a un documento finale quanto più vicino alle nostre posizioni virtuose. L'energia rinnovabile unisce l'Italia. In tutti e 7.978 municipi sono stati installati uno o più impianti da fonti rinnovabili. Un bel risultato, visto che 10 anni fa erano solo 356. Nel Paese del Sole sono ben 7.862 i comuni in cui sono presenti impianti fotovoltaici, 6.822 quelli del solare termico, 1.489 quelli del mini idroelettrico, in particolare al centro-nord, e 1.025 quelli dell'eolico, soprattutto al centro-sud, 4.130 quelli delle bioenergie e 595 quelli della geotermia. Lo dice il dossier di Legambiente Comuni Rinnovabili 2018. Grazie a questo mix di impianti distribuiti su tutto il territorio, ben 3.060 comuni sono diventati autosufficienti per i fabbisogni elettrici e 58 per quelli termici, mentre 37 municipi si confermano rinnovabili al 100% per tutti i fabbisogni delle famiglie. Un tavolo sulla questione dei danni all'agricoltura arrecati dagli animali selvatici, al quale si possano confrontare i ministeri di politiche agricole, ambiente, salute, regioni con ISPRA e gli assessori regionali competenti. Lo annuncia il titolare delle politiche agricole Gianmarco Centinaio. All'ordine del giorno c'è la problematica degli animali selvatici, perché è indubbio che sta diventando una problematica. Penso ai cinghiali, penso agli ungulati, penso ai cormorani, penso alle nutrie, ce ne sono anche tanti. Non è più solamente un problema dell'agricoltura, ma sta diventando anche un problema di ordine pubblico. Secondo CIA Agricoltori Italiani, la media annua delle domande di indennizzi per i danni da fauna selvatica supera i 2 milioni di euro in Toscana ed Emilia-Romagna e arriva a oltre 1 milione nelle Marche e in Umbria. I fondi per la lotta al dissesto idrogeologico potrebbero arrivare a quasi 10 miliardi. In una dialettica con l'Unione Europea sul tema del deficit e del debito pubblico, l'idea sarebbe quella di destinare una quota di investimenti al tema del dissesto idrogeologico, senza far computare la stessa quota nel debito pubblico in quanto spese per investimento. Se ci riusciamo, i fondi a disposizione non saranno più 6,5 miliardi, ma sfioreranno i 10 miliardi, spiega Sergio Costa, ministro dell'ambiente. Ma dato che siamo in una condizione di evidente emergenza, 11 regioni hanno chiesto lo stato di emergenza a causa del dissesto e i cambiamenti climatici li vediamo tutti i giorni, credo che il decreto legge sia lo strumento legislativo più adatto. Due civili e un ranger sono stati uccisi a colpi di arma da fuoco nel Parco Nazionale di Virunga, nell'est della Repubblica Democratica del Congo. Secondo l'Istituto Congolese per la Conservazione della Natura, il ranger e due civili sono stati uccisi da appartenenti a una milizia armata. Lo scontro a fuoco si è verificato di fronte agli uffici dell'istituto a Visumbi, un villaggio al centro del parco sulla riva del lago Edoardo. Sulla dinamica e le responsabilità dell'accaduto, però, molto resta da capire. Secondo alcuni abitanti di Visumbi, infatti, i ranger hanno aperto il fuoco su una folla che contestava un divieto di costruzione nel parco imposto dall'istituto.